organizzato questo incontro. Abbiamo avuto i soliti problemi dai amici democratici qui dentro, che ieri mandavano un sacco di mail per dare il benvenuto a Simone. Speravamo, per essere sincero, di impedire questo incontro, ma mi sa che il presidente Tajani era troppo furbo per non farlo. Comunque siamo qui e do la parola al Simone Di Stefano. Disponibile sempre nelle domande, se qualcuno vuole fare. Grazie. Grazie. Cercherò di essere chiaro. Grazie. Cercherò di essere ovviamente chiaro e semplice nei concetti, anche perché Costa dovrà tradurre, suppongo, in inglese passando dal. Lo farà ai signori là che forse non capiscono l'italiano, lo farà Alexandros in inglese, che sta vicino a loro. Quindi credo che il resto. Bene, allora vado sempre, c'è anche un altro ospite straniero. Vado sempre con tranquillità, così lo farei anche lui pubblicamente, cioè nel senso. No, tu adesso parli l'italiano, tanto lui può fare la traduzione, che sta accanto ai signori che non capiscono l'italiano, quindi tu parla. Insomma, speriamo che ci capisca più persone possibili. Allora, siamo qui ospiti, ovviamente ringraziamo gli amici e i fratelli di Alba Dorata per essersi interessati, per conoscere quali sono anche le posizioni politiche di una formazione che si candida alle elezioni italiane e che è pronta, con molta probabilità, ad entrare nel Parlamento italiano. Quindi la vittoria è difficile da raggiungere perché c'è un sistema mediatico che esclude CasaPound dalla vita politica della nazione, non possiamo parlare, non possiamo, esprimere i nostri programmi. Però siamo convinti, visto ciò che misuriamo sul campo, che questo obiettivo del 3% di entrare nel Parlamento italiano sia possibile. E quindi da lì poi ci sarà inevitabilmente una crescita che probabilmente ci porterà anche nel 2019 all'interno di questo Parlamento. Siamo qui ovviamente a parlare del programma e noi come primo punto del programma continuiamo ad avere l'uscita unilaterale e più veloce possibile dall'euro e dall'Unione Europea. Noi rappresentiamo ancora quegli italiani che non vogliono più stare all'interno di un'organizzazione o un meccanismo che consideriamo strutturato per rendere l'Italia una nazione del terzo mondo. Da quando siamo nell'euro, siamo entrati, eravamo la quinta economia del mondo, oggi siamo l'ottava, probabilmente forse anche la nona. Abbiamo deindustrializzato la nostra nazione progressivamente, abbiamo perso il controllo della nostra siderurgia, vendiamo le nostre acciaierie agli indiani o agli algerini, non si producono più automobili in Italia. Il lavoro è completamente precario, non c'è più una stabilità o una prospettiva di futuro. I salari degli operai, di tutti i lavoratori italiani, sono fermi da quando siamo entrati nell'euro. Le spese continuano a salire, i servizi continuano ad aumentare e abbiamo molta più difficoltà a fare esportazioni all'estero con una valuta che sicuramente è troppo forte, con cui la Germania ci fa una concorrenza spietata. Ora, se l'idea di alcuni nostri partner qui in Europa è quella di immaginare una Germania che fa l'industria pesante, una Germania che fa i treni, una Germania che fa l'acciaio, una Francia che fa la moda, una Francia che fa il lusso, una Francia che fa l'agroalimentare e noi poveri italiani semplicemente dobbiamo essere le persone che, quando francesi e tedeschi vengono in Italia, gli portiamo una bella mozzarella, gli suoniamo una canzone col mandolino. Ecco, questa visione dell'Europa, che oggi secondo me è predominante all'interno di questa istituzione, a noi non va bene per niente. Noi vogliamo tornare ad essere la nazione industriale che eravamo un tempo, vogliamo tornare ad essere una nazione libera e sovrana, vogliamo tornare a commerciare con il mondo nel nostro interesse e non nell'interesse di altre nazioni. Questo
fuori dall'Unione Europea c'è tutto il mondo, l'euro è una moneta che è ristretta all'interno di un piccolo consesso di nazioni, ma già da Praga, andando poi, diciamo così, verso le nazioni dell'est, arrivando in Giappone, facendo il giro del mondo, tornando agli Stati Uniti, l'euro non c'è. In Russia non c'è l'euro, in Giappone non c'è l'euro, in India, in Cina non c'è l'euro. Per cui un'Italia, secondo noi, sovrana e padrona della propria economia, può tornare ad essere protagonista nel resto del mondo, al di fuori dell'Unione Europea. Noi oggi subiamo economicamente, commercialmente, tutti i trattati che qui vengono firmati e che quasi mai vengono ratificati con chiarezza in Italia. Ciò che passa qui dentro passa sempre per vie oscure e poi lo ritroviamo ratificato dai partiti senza fare mai chiarezza su quello che si va ad accettare. È stato così per tanti trattati, si è rischiato che fosse così anche per il trattato commerciale con gli Stati Uniti, si rischia che sia così anche per il trattato con il Canada. Noi non vogliamo avere nulla a che fare con questo tipo di impostazione globalista dell'economia. Quindi vogliamo tornare ad avere la nostra libertà, vogliamo avere la possibilità di espellere, rimpatriare tutte le centinaia di migliaia di immigrati clandestini che abbiamo nella nostra nazione. Chiunque in Italia oggi e non ha un documento valido, chiunque in Italia non ha un mezzo di sostentamento proprio, deve essere rimpatriato all'interno delle nazioni di provenienza. E secondo noi, anche per fare questo, noi possiamo realizzarlo solo se torniamo ad avere una nostra sovranità economica e di bilancio. Se noi vogliamo fare investimenti produttivi e magari aiutare le nostre aziende, dobbiamo avere la sovranità economica e di bilancio, perché noi dobbiamo, italiani, investire con lo Stato, con l'organizzazione pubblica, all'interno della nostra economia, per salvare le aziende, per rimettere in piedi i comparti industriali che oggi ci sono stati rubati da altre nazioni. Dobbiamo intervenire con lo Stato, sforando tutti i parametri folli che oggi sono imposti dall'Unione Europea. Ma noi siamo convinti che sia inutile venire qui a, come dicono i nostri partiti, diciamo così, sovranisti italiani, a sbattere i pugni sul tavolo per chiedere se per favore la Germania o la Francia ci concedono di sforare i parametri. Noi non vogliamo chiedere più favori a nessuno, vogliamo semplicemente essere liberi di mettere denaro pubblico, capitale pubblico, che è sostanzialmente la rappresentazione della fatica e del sudore dei lavoratori italiani, lo vogliamo mettere a disposizione dell'economia pubblica. Vogliamo nazionalizzare le nostre acciaierie, vogliamo nazionalizzare le nostre autostrade che oggi sono in mano ad una multinazionale straniera, seppur partecipata anche da un gruppo italiano che è Benetton, ma comunque sia nel capitale di questa multinazionale c'è il gruppo BlackRock, c'è il gruppo Goldman Sachs. Noi non vogliamo più pagare pedaggi a delle multinazionali per usufruire un servizio che è stato costruito con il sangue e il sudore dei nostri padri e dei nostri nonni e soprattutto con capitale pubblico italiano. Le autostrade devono tornare sotto il controllo dello Stato. Lo Stato deve intervenire se le aziende chiudono per delocalizzare all'estero, perché se tu vuoi chiudere un'azienda in Italia per andare ad aprire in Cambogia perché c'è un operaio asiatico che lavora per 5 euro al giorno, legato al tornio, in condizioni inumane che sono del 1700, tu non devi chiudere la fabbrica in Italia, ma lo Stato deve intervenire per comprare quell'azienda, salvare la linea di produzione, salvare i lavoratori, e alla fabbrica che va a portare la produzione altrove deve poter dire: qui da noi non venderai più neanche uno spillo, perché la globalizzazione, così come la conosciamo, secondo noi è un insulto a tutte le conquiste sociali che sono state fatte in Europa a prezzo altissimo di guerre fratricidi, di veramente sangue, sudore e lacrime di tanti lavoratori. Quelle conquiste sociali noi le stiamo perdendo perché mettiamo i nostri lavoratori in diretta concorrenza con chi dall'altra parte del mondo vive ancora nel 1700. Quindi mercato comune o scambio economico soltanto con chi ha
la nostra stessa, il nostro stesso livello di tutele sociali, i nostri stessi livelli salariali. Non possiamo più vedere lavoratori come ad esempio gli autotrasportatori, che anche italiani assunti con contratti a normativa dell'Est Europa, che con grande sacrificio girano sulle nostre strade senza avere le stesse tutele e le stesse, diciamo, anche retribuzioni dei lavoratori italiani. Insomma, non possiamo più assistere a questa concorrenza sleale che viene fatta all'interno della stessa Unione Europea nei nostri confronti. Quindi noi immaginiamo una nazione libera, una nazione sovrana, una nazione che può fare investimenti pubblici per far tornare gli italiani a fare figli, perché ve lo dico qui, noi italiani non abbiamo smesso di fare bambini perché c'è una malattia che gira o qualcuno ha messo una polverina nell'acqua. Noi italiani non facciamo più figli perché per colpa dell'Unione Europea non abbiamo più prospettive, per colpa dell'Unione Europea è stato precarizzato completamente il mondo del lavoro, per colpa dell'Unione Europea i nostri agricoltori raccolgono i loro prodotti dagli alberi e li buttano sotto le ruote del trattore, per colpa dell'Unione Europea non c'è più un futuro in Italia, per cui noi vogliamo tornare a fare figli mettendo in campo interventi pubblici forti, che secondo noi possono tornare gli italiani a mettere al mondo tanti bambini. Quindi questa è sostanzialmente la visione che ha Casa Pound della politica, il suo programma, ciò che vorrebbe realizzare all'interno della nostra nazione. Noi vorremmo poter tornare a essere fieri di appartenere a un popolo che ha una storia, una tradizione trimillenaria, che ha costruito la civiltà probabilmente occidentale così come la conosciamo. Nelle vostre città, a Parigi, in Spagna, a Madrid, a Washington, i simboli di Roma e della civiltà che è stata costruita sulla base classica presa da Roma, dai popoli greci, stanno a significare che l'esempio di Roma e l'esempio del mondo classico è preso come stella polare per orientare la politica di queste nazioni. Ovunque ci sono i segni del classicismo in tutti i palazzi della politica del mondo, tranne qui dentro, inesorabilmente. Qui sembra di stare all'IKEA. Qui sembra di essere in un posto che non ha tempo, che non ha spazio, che non ha un'identità che sia una. E sembra veramente che ci si trovi esclusivamente in un posto organizzato per fare affari. Ecco, i richiami alla nostra tradizione, i richiami al nostro mondo, tanto che sia quello classico o tanto che sia anche quello delle religioni che si trovano qui non da 3.000 ma da 2.000 anni, come il cristianesimo, sono inesorabilmente assenti da queste aule. E questo noi lo troviamo inconcepibile, non è ammissibile che il luogo dove si decide le sorti dei popoli europei non abbia nessun richiamo a ciò che è la nostra storia e il nostro passato. Quindi, ripeto, e vado alla conclusione, noi vogliamo rivendicare la nostra libertà, la nostra piena libertà e la nostra piena autonomia nei confronti degli altri popoli europei, che, ahimè, in questi anni non si sono comportati mai, mai una volta da partner, non si sono mai comportati in questi anni da amici. Io ho visto soltanto l'interesse italiano sempre attaccato dalle due nazioni che oggi costituiscono l'asse portante di questa Unione Europea, che sono Francia e Germania. Vorrei ricordare ciò che è stato fatto in Libia nei nostri confronti. Gli interessi italiani in Libia erano palesi, erano sotto gli occhi di tutto quanto il mondo. Lì abbiamo le nostre aziende come Eni, che è un'azienda pubblica dello Stato italiano, che ha molti interessi petroliferi sulle coste della Libia. La Francia si è permessa, insieme ad altri alleati, di distruggere e destabilizzare quel territorio gettandolo nell'anarchia più totale. Il risultato qual è? Dall'anarchia arriva poi l'immigrazione clandestina, quindi la Francia è colpevole di aver destabilizzato una nazione di fronte alle nostre coste e non vuole neanche assumersi la responsabilità di prendere i risultati delle sue scellerate politiche internazionali. Tanti anni fa, credo forse 10, noi andammo nella fontana del Trocadero sotto la Torre
Torre Eiffel, a portare un barcone pieno di foto di ragazzi nordafricani, a dire: bene, vi siete presi il nostro petrolio, vi siete presi la Gioconda, prendetevi anche un pochettino di immigrati che arrivano ogni anno sulle nostre coste. Ovviamente quello è il senso di un'azione dimostrativa molto forte, però a distanza di anni noi continuiamo ad avere questa posizione. Non possiamo vivere in un'organizzazione dove la Francia ha il permesso di fare tutti i suoi interessi nazionali, dove la Germania ha il permesso di fare tutti i suoi interessi nazionali. Ricordo per esempio che a fronte delle scalate economiche della Francia nel nostro paese, abbiamo venduto comparti caseari, agroalimentari, la moda, il lusso, senza colpo ferire. Noi scopriamo che quando proviamo noi italiani a fare il ragionamento al contrario, la Francia ha, credo, 14 settori che considera fuori mercato, dove non si può entrare. Quando abbiamo provato a prendere i cantieri navali con la nostra azienda di Stato, si è arrivati quasi a una guerra per arrivare poi alla fine a stabilire che comunque sia la Francia doveva avere l'ultima parola sui cantieri navali. Questo è inammissibile, questo vuol dire essere completamente fuori da qualsiasi idea che questo palazzo stabilisca delle regole uguali per tutti. La Francia sfora i patti di stabilità quando e come vuole, la Germania ha il terzo gruppo bancario che è di proprietà dei Land tedeschi, quindi pubblica, e lo finanzia con denaro pubblico. Noi in Italia abbiamo permesso di mandare i nostri risparmiatori per seguire le regole europee, che a questo punto mi sembra che valgano soltanto per noi italiani, Baffineri e Mandolino. Ci siamo permessi di mandare i nostri risparmiatori a vivere all'interno delle proprie automobili, perché per noi italiani valeva la regola che si perdeva tutto quanto depositato quando c'è la crisi bancaria, e la Germania ha il terzo gruppo bancario di proprietà pubblica. Ecco, questo per noi è inammissibile. Noi vogliamo tornare ad essere padroni del nostro destino, decidere ciò che è meglio per la nostra nazione. Vogliamo mangiare prima di tutto ciò che produciamo noi nella nostra nazione. Non vogliamo vedere arance italiane gettate sotto i trattori e le nostre mamme mangiare arance spagnole o addirittura australiane. Non vogliamo più vedere olio all'interno dei supermercati che proviene dal Nord Africa per accordi scellerati che sono stati presi sempre qua dentro, quando i nostri produttori di olio non sanno più come fare ad andare avanti. Tutto ciò deve finire. Per questo noi rimaniamo convinti che dobbiamo uscire dall'Unione Europea e abbandonare la moneta unica, abbandonarla in maniera unilaterale e più velocemente possibile. Se Casapound vincesse le elezioni ed avesse il 51% dei voti, io vi posso garantire che non appena il Presidente della Repubblica desse l'incarico al sottoscritto come Presidente del Consiglio, in 14 giorni noi torneremmo ad avere la nostra moneta sovrana, con una serie di decreti legge spietati per far sì che noi si torni alla nostra libertà piena, completa, nel più breve tempo possibile. Poi quello che succederà o non succederà alla moneta unica e alle nazioni che resteranno all'interno di questa organizzazione, francamente non ci interessa, perché ripeto, in questi anni noi abbiamo visto soltanto un atteggiamento ostile nei confronti della nostra nazione, un atteggiamento che non è di fratellanza, ma è un atteggiamento di concorrenza netta e spietata, atteggiamenti che a volte anche culturalmente offendono gli italiani e li dipingono come un popolo di spendaccioni, di ubriaconi, di persone che non sanno badare i propri conti, mentre in realtà dei fatti non è così. Per cui, ripeto, alla luce di quanto visto in questi anni, forse questo progetto poteva avere altre potenzialità, altre aspettative, ma io ripeto, inesorabilmente entrare qui dentro e non vedere né un simbolo religioso della nostra tradizione, né un simbolo del mondo classico, inesorabilmente condanna tutto ciò alla sterilità. E noi vogliamo uscire da questa sterilità per tornare ad essere una nazione libera, feconda e grande come eravamo prima di entrare nella moneta unica. Quindi ho concluso, se ci sono domande vi ringrazio. Non mi diceva una eparchia sotto Simone. Io voglio ringraziare Simone, o più Simara, che ha fatto questa visita, o è venuto qua per visitare questo Parlamento europeo. se una cosa che è più simile a un'altra che è più
in un posto dove, come ho detto prima, ho sottolineato prima che non è amichevole per noi. Για όσους πιστεύουν σε πατρίδα και έθνο. Per tutti quelli che credono nella patria e della nazione. Η πρώτη αρχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. La prima regola delle Nazioni Unite. Είναι η αξιοπρέπεια. È la dignità. Οι δύο αρχές βάσεις τις οποίες στηρίχθηκε το οικοδόμημα της Ευρώπης είναι δύο οι κυριότερες. E le due principali basi. Η ισότητα και η αλληλεγγύη. Che si basa questo edificio, questa Unione Europea. Ισότητα και αλληλεγγύη. Uguaglianza e solidarietà. Για τα κράτη-μέλη. Per i stati membri. Αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει. Io quello che ho capito. Στα 3,5 χρόνια περίπου που βρίσκομαι εδώ σαν ευρωβουλευτής. In questi 3 anni e mezzo quasi che mi trovo qua come eurodeputato. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Non vale né uno né l'altro. Ισχύουν τα συμφέροντα των δυνατοτέρων. Quello che vale sono gli interessi dei più potenti. Και η οικονομική και η κοινωνική καταπίεση των κατωτέρων κατά αυτούς κρατών. La repressione economica e sociale di questi potenti contro quelli popoli che loro considerano piccoli. Με αυτά που μας ανέφερε ο Σιμώνη έκανα μια αντιπαραβολή με την πατρίδα μου την Ελλάδα. Tutto quello che ha detto Simone prima mi ha fatto pensare la mia patria, la Grecia. Είναι μια φωτοτυπία ακριβής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και εμείς στη χώρα. È una fotocopia proprio la stessa di tutti questi problemi che abbiamo anche noi in Grecia. Και επειδή δεν θέλουν να στηρίζονται τόσο στον Ιταλικό πολιτισμό όσο και στον ελληνικό, σαν Ευρώπη. Siccome l'Europa non vuole basarsi sulla civiltà greca e quella italiana, βάσει των οποίων έγινε η Ευρώπη, che sono basati per diventare l'Europa quello che è, στην πατρίδα μου προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπάνω. Αλλά nella mia patria hanno fatto anche un passo di più. Έχουν ξεπουλήσει ό,τι λιμάνι ή ό,τι αεροδρόμιο. Hanno venduto i porti e gli aeroporti. Υπήρχε σε ξένα συμφέροντα. Alle multinazionali straniere. Ελπίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε συνεργασία σαν λαοί, διότι io credo e spero che dobbiamo collaborare come popoli. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Ιταλοί είναι για την Ιταλία. Perché dobbiamo capire che gli italiani devono lottare per l'Italia. Όπως οι Έλληνες για την Ελλάδα. I Greci per la Grecia. Να γυρίσουμε στις ρίζες μας. Ritornare nelle nostre radici. Στον πολιτισμό και τον δίο που ήταν αξιοθαύμαστος παγκοσμίων. Nelle nostre culture che hanno segnalato questo mondo. Και να πάρουμε τις τύχες των λαών μας στα χέρια. E riprendere il destino dei nostri popoli nelle nostre mani. Γιατί αλλιώς άσπρη μέρα δεν θα ξημερώσει σε καμία από τις δύο χώρες. Un vecchio detto greco dice che un giorno bianco di luce non lo vedremo mai. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας κάναν την τιμή να παρευρίσκονται. Io voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti qua, è stato un onore per noi. Και ιδιαίτερα το φίλο μου τον κύριο Μάρκο Ζάνι. Soprattutto il mio amico, l'onorevole Marco Zani. Ο οποίος θα το πω και ας είναι. Io lo dirò. Μην το θεωρήσει ότι είναι κομπλιμάν. Non è un complimento. Ξεχώρισε την ψυχή μου από όλους όσους υπάρχουν εδώ μέρα για το είδος και την ανθρωπιά του. Per l'umanità. E per l'etica che ha questo deputato, secondo il nostro deputato, è subito è stata una luce dentro questo Parlamento. E ti dico, logo tu proiguno evangelmato, mi sono stato studioso e ho visto πολλές χιλιάδες ανθρώπων. E a causa del mio ex, nella mia ex professione, come generale dell'esercito, ho conosciuto tantissime persone. Μπορώ να ξεχωρίζω και φυσιογνωμικά και ειδικά ποιος αξίζει. Io posso capire chi è giusto. E chi è falso, chi è vero e chi è falso, come persona. Grazie molto. Ringrazio molto. Se vuole qualche domanda, disponibili. Marza, cosa c'è? Vabbè, ovvio. Sì, innanzitutto ringraziamo Simone Di Stefano per questa illustrazione, breve ovviamente. Ci troviamo qui, mi sembra, in una grandissima struttura che poi è anche duplicata perché a Strasburgo ce n'è un'altra,
altrettanto grande, che costa molto ai contribuenti europei. Ma in effetti poi, ovviamente Simone Di Stefano non poteva citarlo, assente in tutto questo discorso è un soggetto che regna sovrano, che in effetti è il vero manovratore di tutto, che è la Commissione Europea, e che ha moltissimo potere. Simone Di Stefano parlava degli accordi commerciali che vengono gestiti poi in effetti dalla Commissione Europea. Ecco, l'interesse e la domanda è volta: come potrebbe avvenire questa uscita dall'Unione Europea per riprendere sovranità e monetaria e commerciale e in altri settori? Perché alla fine poi il Parlamento Europeo è un grande baraccone, scusatemi questa espressione, ma di fatto ha poco potere per quella che è la immensa struttura. Grazie. Sì, come potrebbe avvenire l'uscita? Ovviamente ci sono le regole, così come sono state seguite anche dagli inglesi per abbandonare l'Unione Europea. Sull'euro è differente, perché si può uscire tramite referendum, così come dicono magari alcuni in Italia, ma bisogna uscire, ripeto, nella maniera più dura, rapida e veloce possibile, per evitare che i nostri amici partner tedeschi e francesi facciano quel tipo di operazioni come sono state compiute nel 2011, gettando il nostro debito pubblico mano militari sul mercato nel giro di un brevissimo tempo, e facendo schizzare lo spread alle stelle, andandoci ad impiccare su questi, diciamo così, sulle vicende che hanno poi portato alla destituzione di Silvio Berlusconi. Quindi le crisi economiche operate dai nostri amici, teoricamente tedeschi e francesi, vanno eliminate nel più breve tempo possibile. Che vuol dire? Che per noi, nei primi giorni, la prima cosa che verrà fatta sarà una nazionalizzazione temporanea del sistema bancario italiano, ovvero impedire assolutamente che si sposti qualsivoglia capitale dalle banche italiane. Il contante in euro verrà ritirato mano a mano che la gente lo cambia all'interno delle strutture dove spende la moneta. Metteremo in campo tutte le forze dello Stato per arrivare ad avere un certo numero di contanti disponibili alle nostre banche. Però è inutile qui ragionare su come faremo. L'importante è stabilire che c'è la volontà di farlo. E in questi 14 giorni, ovviamente, con la conversione, visto che in Italia vige una legge, l'ex monete, che ci garantisce la possibilità di convertire tutti i nostri debiti, anche quelli in mano estera ed emessi in euro, di convertirli nella nostra valuta nazionale, vorrei stare qui a rassicurare i nostri amici francesi e tedeschi che il debito che hanno nostro in mano loro verrà convertito in lire e verrà ripagato nei modi e nei tempi a noi consoni, e ovviamente magari a scadenza. Però questo per dire che la nostra intenzione è quella di riprendere immediatamente la nostra sovranità, per evitare appunto sgambetti e passi falsi. Poi le procedure per uscire dall'Unione Europea le conosciamo, le abbiamo fortunatamente viste, perché c'è qualcuno che è riuscito a sganciarsi da questa Unione Europea e che ha tracciato una strada che può essere perseguita anche da tutte le altre nazioni. Questo ovviamente è una misura d'astico, una misura unilaterale, a fronte dei comportamenti, diciamo così, direi proprio da nemici della nostra nazione, che hanno tenuto fin qui Francia e Germania. Ripeto, se questa cosa nata tanti anni fa avesse preso un indirizzo diverso, noi forse oggi non saremmo qui a parlare di questo. Ma io, se devo vedere un agricoltore italiano gettare i suoi prodotti sotto le ruote del trattore e i miei mercati invasi da prodotti che vengono addirittura fuori dall'Unione Europea, perché l'olio arriva dalle coste del Nord Africa, alcuni prodotti come alcune arance arrivano addirittura dall'Australia, vuol dire che noi abbiamo messo questa cosa, che poteva essere qualcosa di sensato, nella direzione più sbagliata possibile. Per cui noi usciremo, e le conseguenze che ne trarrà chi è legato a questa moneta unica saranno
non so, non a carico nostro. Ci sono? Forse Marco vuole fare una domanda? Non so se c'era qualcuno prima. Alberto Argenzio dell'ANSA. Ho un paio di domande. Intanto mi sembra un po' forte la frase che dicevi. Quando usciremo dalla moneta unica, torneremo prima della moneta unica, quindi una nazione libera, feconda e grande. A memoria mia, credo tu abbia più o meno la mia età. Quando siamo entrati nel sistema monetario comune, non eravamo una nazione né libera, né feconda, né grande. Il tasso di nascita era più basso o almeno uguale a quello di adesso. Al governo c'era chi sai bene, quindi non eravamo né liberi, né fecondi, né meno grandi. Dopodiché, la questione della Brexit. Tu dici un cammino segnato, un cammino che però sta dimostrando grossi limiti per la Gran Bretagna, proprio in termini economici. La Gran Bretagna, oltretutto, ha un Commonwealth a cui rivolgersi. Noi non abbiamo, le nostre ex colonie sicuramente non possono darci una mano. Non ti sembra un po' della fanta politica fatta apposta proprio per avere un appoggio che poi non si può rivelare, diciamo, percorribile? Sì, al contrario, io ricordo invece che eravamo una nazione grande, forte e libera, e che questi meccanismi che ci hanno portato fin qui ovviamente non si fermano al giorno dell'entrata in vigore, cioè quando hanno iniziato a metterci gli euro all'interno delle tasche, già quando abbiamo cercato di tenere il cambio fisso stando nei serpenti monetari e tutte queste altre cose interessanti, questa nazione ha iniziato ad andare carte 48. Noi vorremmo tornare a quando avevamo una banca centrale sotto il controllo del Ministero del Tesoro, perché noi vogliamo che la banca centrale faccia da acquirente residuale per i titoli di debito pubblico che rimangono invenduti. Noi vogliamo raggiungere livelli giapponesi di titoli pubblici in mano nazionale, e quindi evitare di avere il 35% del debito pubblico in mano estera, perché i nostri amici hanno dimostrato che quando serve si può gettare il debito pubblico italiano sul mercato per, diciamo così, alterare leggermente gli equilibri democratici all'interno della nostra nazione. Quindi vogliamo rientrare in una dimensione come era all'epoca, in cui la banca di Stato italiano faceva appunto da acquirente di ultima istanza o diciamo prestatore di ultima istanza, si dice, è meglio dire acquirente residuale, con una sorta di monetizzazione del nostro debito pubblico. Questo ovviamente farebbe salire l'inflazione, farebbe svalutare leggermente la nostra moneta, ma inflazione e svalutazione sono cose che preoccupano chi ha in mano grandi, grandissimi capitali, gli zio Paperone che si vedono diminuire, diciamo così, il livello del deposito, e non chi con i soldi ci lavora, ovvero gli imprenditori e i lavoratori italiani. Io, per me, l'Italia degli anni Ottanta era sicuramente meglio dell'Italia di oggi. Non ho parametri economici, non vorrei affrontare parametri economici, perché per me il parametro economico più valido è quello appunto della natalità, è quello della prospettiva che hanno le giovani coppie di comprarsi una casa e di fare dei bambini. E io, al di là di tutte le evidenze che possono essere portate sul piatto, vi garantisco che questa prospettiva oggi per i giovani italiani è assolutamente fuori discussione. Trovare un lavoro che sia stabile e sicuro per comprarsi una casa e fare dei bambini è diventato un sogno irraggiungibile. Quando ero piccolo io, questo non era un sogno irraggiungibile. Quindi gli inglesi vanno fuori, hanno le loro difficoltà, secondo me l'Italia può fare meglio dell'Inghilterra stessa. Ovviamente un'Italia fuori dall'euro e soprattutto fuori dall'Unione Europea deve necessariamente chiudere accordi di partnership importanti. Noi li abbiamo individuati ovviamente come partnership, diciamo così, dal punto di vista delle risorse energetiche nella Russia, e come partner tecnologico a livello internazionale sicuramente il Giappone, che è una nazione che ci somiglia molto, e per diciamo così, conformazione geografica e anche per una dimensione spirituale, secondo me, per un certo tipo di atteggiamento. Quindi l'Italia nel mondo libera, con accordi bilaterali stretti con determinate nazioni, non ha da chiedere nulla a nessuno. E ripeto, questa situazione è oggi, come ipotesi politica, sicuramente di un partito di minoranza, tutto quello che volete, ma è qui perché i nostri amici e partner francesi e tedeschi non si sono comportati in maniera corretta nei nostri confronti. Quindi noi vogliamo avere la nostra sovranità, la nostra libertà, e continueremo a propagandare queste idee democraticamente al nostro popolo. Poi se vorrà accordarci un favore o meno, lo stabiliremo il giorno del voto. L'importante è che anche queste idee abbiano tutta la libertà e la dignità di essere diffuse e propagandate agli occhi di chi poi si approccia alla vita democratica, mentre invece ci sembra che spesso e volentieri
alcune idee vengano nascoste e non se ne possa neanche parlare in televisione. Grazie. Sì, grazie. Io innanzitutto come membro di questa istituzione mi scuso un po' per l'atteggiamento che questo Parlamento o alcuni membri di questo Parlamento riservano a un luogo che deve essere libero, in cui tutti devono essere liberi di esprimere il proprio parere. Le forze politiche che voi rappresentate sono forze politiche legali, si presenteranno anche alle elezioni per quanto riguarda la parte italiana, quindi vuol dire che sono compatibili con la Costituzione. Quindi opporsi a chi legittimamente vuole esprimere un'opinione in maniera regolare dentro al Parlamento europeo non mi sembra un grande esempio di pluralismo e di democrazia, valori che queste istituzioni di solito dicono di tutelare. Detto questo, passando all'argomento in discussione, non voglio stare a discutere di un passaggio che considero quantomeno superato nel dibattito. L'Italia è molto avanti in questo dibattito, altri paesi europei stanno seguendo, i media mainstream anche stanno iniziando a trattare questa tematica. Insomma, in tutta Europa si è capito che le istituzioni europee e l'euro forse non funzionano come dovrebbero, e questo è un grande successo, nel senso che finalmente con molto ritardo si è capito cosa non va, che qualcosa non va. Ovviamente le differenti forze politiche propongono soluzioni diverse, chi vuole un cambiamento propone di modificare i trattati, modificare le istituzioni, chi invece non crede in questo cambiamento e propone l'uscita o la dissoluzione di queste istituzioni. Ovviamente voi siete e avete nel vostro programma questa seconda ipotesi, e la mia domanda si ricollega poi alle ultime cose che stavi dicendo nel tuo ultimo intervento. Oggi, a mio avviso, è fondamentale concentrare il dibattito su un framework di cooperazione tra le nazioni europee alternativo e potenzialmente utilizzabile nel caso l'euro e l'Unione Europea collassassero o cessassero di esistere. Io considero l'euro e l'Europa, l'Unione Europea e l'Europa due concetti differenti. L'Unione Europea è un framework istituzionale che esiste da qualche decennio, l'Europa nel senso di rapporti tra paesi e differenti nazioni esiste, diciamo, da sempre, un concetto geografico. Ovviamente tu parlavi, no, di rapporti con la Russia, rapporti col Giappone, però in un progetto alternativo io credo che sia fondamentale dare un framework alternativo di cooperazione tra le nazioni europee. L'Italia geograficamente rimane una nazione che avrà confinante la Francia, che avrà vicino la Germania, che avrà l'Austria, che avrà i paesi dell'est Europa come vicini e come partner, e le teorie sui commerci e gli scambi di merci internazionali ci dicono una cosa molto semplice, no? Al di là di moneta unica o di altri trattati complessi, di solito si tende a commerciare o avere scambi con chi si ha fisicamente vicino. Quindi sarà fondamentale comunque stabilire un framework di cooperazione anche in un caso di uscita, caduta dell'Unione Europea, dell'euro, con le nazioni europee. Ecco, la mia domanda è, al di là di Russia, Giappone, voi pensate a un framework geopolitico diverso per l'Europa, dove l'Europa e le nazioni europee possano comunque in qualche campo, dove c'è interesse comune, dove c'è una visione comune, dove si rispettano le differenze, possa cooperare? Ad esempio, io vedo con molto interesse alcune teorie espresse dal professor Maione, che è un accademico di livello, ha insegnato a Oxford, grande esperto di storia delle istituzioni europee, è stato consulente anche della Commissione, quindi conoscitore di questi luoghi, della storia di queste istituzioni. Ecco, lui vede la difficoltà del progetto di Unione Europea oggi, vede ovviamente un futuro poco roseo per questo progetto e propone un framework alternativo che si chiama cooperazione funzionale, cioè
In sintesi, oggi l'Unione Europea tenta di fare troppo e in maniera troppo allargata. Cerchiamo di capire, come dicevo, quali sono degli obiettivi, delle funzioni che cooperando le nazioni europee possono svolgere meglio rispetto a quello che possono fare da sole, il resto lasciamolo via. Lui denuncia il fatto che le istituzioni europee oggi non hanno degli obiettivi ben definiti, quindi si può cercare di definire degli obiettivi puntuali, magari più semplici, forse anche meno ambiziosi, ma più realizzabili, e il resto lasciamolo fare agli stati nazionali. Che poi questo framework si chiami Unione Europea, si chiami Europa delle Nazioni o come cavolo vi pare, ecco, capire l'idea che c'è dietro questo. Un punto poi sulla questione uscita dall'euro, uscita dall'Unione Europea. Su questo processo io dissento un attimo, nel senso che dal momento in cui in qualsiasi maniera unilateralmente, mettiamo unilateralmente, l'Italia uscisse e abbandonasse la moneta unica, lo shock politico a mio avviso sarebbe talmente importante che a quel punto non ci sarebbe differenza tra uscita dall'euro e uscita dall'Unione Europea. Difficilmente l'euro rimarrebbe in piedi, difficilmente queste istituzioni come noi le conosciamo oggi rimarrebbero in piedi. Quindi un percorso come quello che sta facendo la Gran Bretagna, che non appartiene alla moneta unica, che aveva degli opt-out e che diciamo è sempre stata abbastanza distante da Bruxelles o non partecipativa come lo erano altre nazioni, ecco, su questo vedo alcune differenze. Comunque ero interessato a capire un po' il framework che pensate per un'Europa o un'Italia che recupera la sua sovranità in quei campi che tu menzionavi, ma che comunque si troverà a dover trattare, commerciare, parlare, cooperare con i propri vicini. Grazie. Sì, assolutamente, nella nostra visione non c'è quella di sganciare geograficamente l'Italia dal continente, questo è impossibile ed è anche sbagliato, perché io posso camminare, ripeto, fra a piedi, posso andare da Roma a Berlino o a Parigi ed incontrare lungo il cammino una storia comune, un percorso comune, dei simboli che abbiamo in comune, per cui è chiaro che con i popoli europei continuiamo a sentirci sostanzialmente fratelli, e addirittura forse con un vincolo di destino comune, ma non può essere questo che conosciamo. Ripeto, lo shock che deriverebbe da un'uscita unilaterale dell'Italia dall'euro, come giustamente ha individuato, porterebbe probabilmente alla dissoluzione di tutto quanto abbiamo visto. Ma noi non vogliamo smettere di commerciare se usciamo dall'euro e dall'Unione Europea con gli austriaci, con i tedeschi o con i francesi. Semplicemente ciò avverrà nell'interesse nostro, della nostra nazione, e nel rispetto reciproco. Poi io sono convinto che se l'Italia uscisse dall'euro e la nostra moneta si svalutasse, altro che dazi metterebbe la Germania o la Francia nei confronti dei nostri prodotti. Così come hanno chiuso le frontiere per gli immigrati clandestini, inesorabilmente le chiuderebbero anche le nostre merci e prodotti. Questo a dimostrazione, ripeto, che non c'è una volontà vera di creare quella cooperazione su cui si basava all'inizio questa unione. E ripeto, fin qui, forse l'Europa immaginata diversamente come un'unione di stati sovrani, come magari era prima di Maastricht, in cui c'è un mercato chiuso, lo facciamo fra noi e insieme ci tuteliamo dalla concorrenza sleale di continenti e nazioni che sono dall'altra parte del mondo, aveva un senso e si potrebbe ragionare per tornare a questo. Ma prima, io ripeto, per noi c'è la libertà delle nostre nazioni di tornare ad avere le proprie monete, le proprie politiche economiche, che nascono anche da visioni culturali che sono nettamente differenti. La visione culturale e economica della nazione Italia non coincide con la visione che ha la Germania e che hanno i tedeschi. Cercare di mettere insieme queste due visioni ha letteralmente, secondo noi, fatto fallire il progetto dell'Unione Europea, mentre invece recuperando entrambi la nostra libertà e la nostra sovranità forse possiamo tornare a discutere su ciò che si può fare insieme, su progetti messi in campo dalle nostre nazioni. Ne potrei citare molti portati a buon fine. Io sono nato negli anni 80 e quando ero bambino ero appassionato dell'aeronautica. C'è un aereo di cui ho molta
diciamo così, passione che si chiama Panavia Tornado. Questo è frutto di un consorzio di lavoro fra Italia, Francia, Germania, e ha creato uno degli aerei da guerra più importanti dal punto di vista strategico e più avanzati per quell'epoca. Ecco, quel tipo di Europa, quel tipo di collaborazione forse è ancora possibile metterla in campo. Ciò che è stato fatto all'epoca fu fatto, o anche lo stesso Eurofighter quando nacque all'epoca, furono fatti in un clima di concordia e di collaborazione che nasceva però anche dalla sovranità rispettiva delle nostre nazioni e dal rispetto reciproco. Oggi questo rispetto è andato fallito proprio perché questa istituzione ha fallito il suo compito. Quindi noi non escludiamo a prescindere l'idea di una collaborazione fra le nazioni europee, però per noi è arrivato il momento di dire attenzione, attenzione, siamo disposti, pur di non sottostare a quello che vediamo oggi, a trasformare l'Italia nel Giappone d'Europa e a sganciarlo con partner strategici che magari si trovano lontani, non sono confinanti, ma siamo disposti piuttosto a fare quello per ritrovare la nostra sovranità piuttosto che a stare a sentire ciò che viene deciso qui da interessi che non sono italiani. Grazie. Dobbiamo chiudere perché sono le tre.